ragione. In realtà, secondo me, i giovani bisogna aiutarli per raggiungere i propri obiettivi. Noi adulti dobbiamo stare loro vicini, ci auguriamo che loro stessi siano proprio un po' più graffianti nella vita, forse in tante occasioni. Meine Vision ist, dass wir mehr Lust haben, also dass die Südtiroler Gesellschaft mehr Lust hat, mitzugestalten, mehr Mut hat, die Politik selber in die Hand zu nehmen und dass wir also gute Formen der direkten Demokratie bekommen, sodass auch die eigene Stimme dann so gewichtig wird, dass sie Entscheidungen herbeiführen kann und dass dadurch auch ein Prozess eingeleitet wird, dass Menschen es für sinnvoll halten und für zielführend mitzudenken und auch ihre Stimme abzugeben. Allora io lavoro in un progetto che parla di partecipazione e quindi in questo ci può stare anche una forma di ribellione, nel senso che il mio obiettivo è coinvolgere il maggior numero di persone possibili e mi verrebbe dire la maggioranza. Se prendo per buona però quella frase lì, starò bene sempre solo in una piccola minoranza, è scritta anche in italiano, quindi diciamo nella lingua mia madre, direi che l'Alto Adige è perfetto, faccio parte di quella minoranza e quindi lo spazio per la ribellione ci sarà sempre. Sì, sono già state dette molte cose. Allora, naturalmente il discorso sulla convivenza penso che sia assolutamente fondamentale in una visione futura della nostra terra. Però io dico sempre, noi parliamo dei giovani come i cittadini del futuro. Impariamo a parlare dei giovani come i cittadini di oggi. Io credo che bisogna ascoltarli, per cui il discorso sulla partecipazione va benissimo, e ascoltarli come persone di oggi, non come sempre come cittadini del futuro. Ecco, io spero che insomma da parte di tutti noi ci sia questa volontà. E un'altra cosa volevo dire, sono molto contenta che Andrea abbia parlato più volte questa sera di questo progetto che stiamo portando avanti, per cui stiamo cercando, l'ha detto in modo molto sintetico ma figurativamente molto significativo, di portare di nuovo le persone sulla strada. Riprendiamoci la città, riprendiamoci lo spazio, che siamo giovani, che siamo meno giovani, insieme riprendiamoci la città. Lancio una proposta, visto che siamo in fase di, forse molti non lo sanno, però siamo in fase di elaborazione del piano urbanistico comunale, che naturalmente va a regolare gli spazi della città. Allora io, questa sera forse poi l'assessore Bassetti domani mi sgrida, però mi piacerebbe, visto che il piano urbanistico comunale sarà il futuro degli spazi della città, mi piacerebbe, se poi si trovano i giovani che hanno voglia di partecipare a questa cosa, mi piacerebbe avviare un processo con i giovani per vedere se riescano a dire la loro per l'elaborazione del piano urbanistico della città. Allora proviamo a fare un tavolo, io adesso guardo lungomare e magari ci si può dare una mano per fare un tavolo con i giovani che per sentire cosa hanno da dire loro sul futuro della città dal punto di vista urbanistico. Wir haben einen Bogen gespannt von der Hausbesetzung bis zur Stadtbesetzung. Wir haben uns unterhalten über Rebellen. Sind sie, wo sind sie? Es bleibt noch viel Zeit, wer Zeit hat, hier zu bleiben, weiter zu diskutieren. Es sollte eine Anregung gewesen sein. Angelika Burchard, Thomas Kager, Sie sind die Initiatoren dieses Projektes. Es gibt das Buch, das es auch zu kaufen, glaube ich, gibt. Es gibt die Ausstellung anzuschauen. Ich bedanke mich bei Andrea, bei allen Mitdiskutanten für das Kommen, für das Aushalten mit euch. Ich will
liebes Publikum, für das interessierte Zuhören oder mitdiskutieren. Guten Abend.